siamo alla nostra seconda lezione sulla preghiera. Prima invochiamo insieme lo Spirito. Spirito Santo, tu sai che la nostra volontà è tanto debole. Aiutaci a capire la preghiera e a essere costanti. Nel cuore rispondete, vieni Spirito Santo. Fatelo con me. Spirito Santo, che questa trasmissione dia forza a qualche ammalato, dia conforto a qualche persona che soffre, dia luce a qualcuno che è nel buio. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, donaci una comprensione viva della potenza della preghiera per la nostra vita. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, manifestati con potenza nella mia debolezza. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, che il mio orgoglio non impedisca la tua luce. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, voglio essere strumento della tua gloria, strumento della tua luce. Rendimi umile nei pensieri, nelle parole, nel cuore. Vieni Spirito Santo. O Maria Santissima, tu sei giunta ai più alti gradi della preghiera. Aiuta la nostra debolezza. Facci capire di più che cos'è la preghiera e facci più profondi, rendici più profondi nella nostra preghiera. L'altra volta siamo partiti dalla grande scuola di Gesù sulla preghiera che è registrata da Luca 11, quando gli apostoli dicono a Gesù: Signore, insegnaci a pregare. E abbiamo ricavato tre consigli importanti di Gesù sulla preghiera. Il primo era: quando pregate dite Padre. Abbiamo detto, ecco, la preghiera non deve cominciare dai nostri problemi. La preghiera deve cominciare dall'attenzione a Dio. Poi Gesù dice, secondo consiglio, quando pregate dite, Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Abbiamo ricavato questa norma, per pregare bene, non cominciare la preghiera dai nostri interessi, ma cominciare la preghiera dagli interessi di Dio. Poi terzo consiglio, Gesù dice di chiedere il pane quotidiano, il perdono dei peccati e la vittoria nelle tentazioni. Ecco, abbiamo ricavato questa norma: concentra la tua preghiera sulle cose che scottano, questo ti preserva dalle distrazioni. Le cose che scottano sono i tuoi problemi più urgenti, il pane quotidiano, poi il perdono dei tuoi peccati, poi la fortezza nelle tentazioni. Adesso andiamo avanti. Sempre nel capitolo 9 di Luca, dopo aver dato tre consigli preziosi, Gesù illustra con due piccole parabole l'ultimo consiglio dato, di andare ai problemi brucianti e di chiedere con insistenza e con costanza. Chiedere, dice Gesù. Gesù vuole che chiediamo. E per farcelo capire bene, dice: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli, amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. Se quegli dall'interno gli risponde, non mi importunare, la porta è già chiusa, i bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Vi dico che se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono, almeno per la sua insistenza. Ecco, Gesù insegna: chiedere fino a ottenere, chiedere con fede, chiedere con la certezza di ottenere, l'insistenza è la misura della nostra fede, nel chiedere con costanza onori Dio, mi spiega Gesù,
perché esprimi la tua dipendenza da Lui. Io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ma perché Dio si comporta così? Perché resiste? Perché il silenzio di Dio? Il chiedere con insistenza è esercizio di fede ed è anche esercizio di umiltà. Cresce la fede e cresce l'umiltà. E cresce anche il nostro senso di responsabilità. Il silenzio di Dio è prezioso, è amore. Dà tempo a stabilire le nostre responsabilità, fa nascere la collaborazione, aiuta a chiarire il nostro spazio e a creare lo spazio di Dio. La preghiera non è un'azione magica su Dio, è piuttosto un'azione formativa su me stesso, mi converte. E allora Gesù rincara ancora l'insegnamento come se non bastasse, insistendo ancora sull'importanza del chiedere. E presenta la seconda parabola. Dice: qual padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? Un papà non ha mai il cuore duro, ha un cuore che ascolta. Ascolta tutti i bisogni dei figli. Nella preghiera voi avete da fare con un papà, mi insegna Gesù, che non dice mai di no. Vuole il vostro bene, il vero bene. Se ritarda, i suoi ritardi sono soltanto amore. E quando dice no, è perché prepara qualcosa di meglio che voi non avete chiesto. E poi c'è il grande insegnamento di Gesù. Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che lo chiedono. Gesù ci dice di chiedere il massimo, chiedere la somma di tutti i beni. Chiedere lo Spirito Santo, il bene sommo, la somma di tutti i beni. Cerco di spiegare meglio che cos'è chiedere lo Spirito Santo. È chiedere tutto, ed è anche dare tutto. È chiedere l'amore. Quando chiedo lo Spirito Santo, io chiedo l'amore infinito di Dio, d'essere toccato da questo amore, purificato da questo amore. Chiedo di guarire nella mente, nel cuore, nella volontà. Chiedere lo Spirito Santo è chiedere tutto, ed è anche dare tutto. Perché quando guarisce la mente, guarisce il cuore, guarisce la volontà, voi date tutto. Chiedere lo Spirito Santo e bruciare tutti gli egoismi in noi, tutte le meschinità che ci imprigionano, e chiedere che la vita di Gesù appaia in noi, che i lineamenti di Gesù comincino ad essere abbozzati in noi, e chiedere la santità, e far nascere in noi l'uomo nuovo, e che cessi di dominare in noi l'uomo vecchio, e chiedere la sapienza di Dio, e chiedere il cuore di Dio, e chiedere di cominciare una vita radicalmente nuova, e chiedere tutto, e chiedendo tutto voi date tutto. Provate a sperimentare la potenza di questa preghiera. Fatelo oggi in tutte le situazioni di debolezza. Chiedete lo Spirito Santo quando siete deboli. Chiedete lo Spirito Santo quando siete scoraggiati. Chiedete lo Spirito Santo quando siete stanchi, delusi,
Chiedete allo Spirito Santo quando siete vili, quando siete superficiali. Se sperimentate la potenza di questa preghiera, voi non la lasciate mai più. È la preghiera più bella, più completa e più facile per voi e per gli altri. A me sembra di dover dire, è il capolinea della preghiera, chiedere allo Spirito Santo. E qualche volta penso, come mai si è divulgato così poco questo insegnamento di Gesù? È strano. Sono 2000 anni che Gesù ha dato questo consiglio sulla preghiera e noi preti non insegniamo abbastanza a chiedere lo Spirito Santo. Eppure, se vi abituate a chiedere lo Spirito Santo, se il chiedere lo Spirito Santo diventa un punto fondamentale della vostra vita spirituale, a poco voi sentirete che lo Spirito mette mano al timone della vostra barca e la pilota lui. Avrete intuizioni nuove nelle cose importanti. Avrete un'intuizione nuova di voi stessi, della vostra miseria, dei vostri limiti e anche delle vostre possibilità, dei vostri doni. Se chiedete molto lo Spirito Santo, se vi abituate a questo consiglio di Gesù, la vostra fede si robustirà, la vostra speranza si consoliderà, la vostra carità metterà radici profonde. Se vi abituate a chiedere lo Spirito Santo, cambia la vostra vita, cambia completamente. Tutti sapete che San Paolo ha descritto così i frutti dello Spirito. Frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, umiltà, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Bene, ogni ora della vostra giornata è influenzata da uno di questi problemi, in cui agiscono i 9 frutti dello Spirito, in cui possono agire i 9 frutti dello Spirito. Tutti i momenti della giornata voi vi imbattete nel problema di amare. Tutti i momenti nella giornata avete spazi di pace o avete bisogno di pace, avete bisogno di pazienza, avete bisogno di umiltà, avete bisogno di fedeltà, avete bisogno di autodominio. Bene, vorrei invitarvi a fare un esercizio pratico per allenarvi a chiedere lo Spirito Santo. Sapete che la nostra mente non è mai inoperosa, è sempre attiva, lavora a ritmo incessante e produce pensieri inquinati o pensieri santi, giudizi di condanna o riflessioni di benevolenza. Noi ad ogni istante prendiamo posizione col nostro pensiero. Possiamo irradiare la luce dello Spirito o il buio delle nostre tenebre. Provate la gioia di invocare la potenza dello Spirito Santo su ogni persona che incontrate fin dal primo mattino. Provate a ringraziare lo Spirito Santo continuamente e implorarlo su tutto e su tutti nella giornata. Primo frutto dello Spirito è l'amore. Quando cammini per la strada, quando sei sull'autobus, al lavoro, la tua mente si lascia andare facilmente al giudizio e alle condanne degli altri.
Qualche volta sei persino spietato, senza misericordia. Prova invece a fermare i tuoi giudizi. Implora lo Spirito. Ognuno è tuo fratello, amato da Dio come te. Ringrazia lo Spirito perché un raggio della sua luce brilla in ognuno dei tuoi fratelli. Soprattutto, quando incontri una persona triste, implora lo Spirito su di lei. Frutto dello Spirito è la gioia. Se incontri una persona tesa, agitata, adirata, implora lo Spirito. Fa scendere la pace dello Spirito su di lei. Se le rivolgi la tua parola sia calma, accogliente, ricca di pace. Frutto dello Spirito è la pace. Se incontri una persona malata, sii pieno di rispetto e di delicatezza. Implora lo Spirito per lui. Se incontri un povero, sappi dargli un po' di cuore. Sorridi, implora lo Spirito per lui e per tutti i poveri che incontrerai nella giornata. Aiuta quando puoi. Aiuta se puoi, soprattutto con il cuore accogliente. Dare un'elemosina è facile. Dare un po' di cordialità è un dono più grande. Frutto dello Spirito è la benevolenza e la bontà. Se incontri una mamma con il suo bambino, pensa a quanta pazienza esigerà la cura di quel piccolo. Chiedi per quella mamma che lo Spirito sorregga la sua debolezza. Implora per lei fortezza e pazienza. Frutto dello Spirito è la pazienza. Se sul lavoro devi affrontare una persona arrogante, orgogliosa, puntigliosa o strafottente, non impaurirti. Non rispondere con lo stesso tono. Aggiungeresti buio alla notte. Implora su di lei e su di te lo Spirito Santo. Frutto dello Spirito è l'umiltà. Quando vedi due sposi felici, quando sei davanti ad una famiglia unita, se incroci due giovani che si amano nella luce e se ti imbatti in una persona consacrata, tutta generosità, loda lo Spirito per questi miracoli, implora lo Spirito per la loro fedeltà. Frutto dello Spirito è la fedeltà. Se vedi persone che discutono e si insultano, se ti imbatti in persone litigiose, sempre pronte a provocar discordie, non giudicarle, implora lo Spirito Santo. Offriti al Signore per essere suo strumento di pace e di mitezza. Frutto dello Spirito è la mitezza. Quando ti rattrista l'immoralità che dilaga, la pubblicità sfacciata e provocante, la pornografia dei film, della televisione, della stampa, non scoraggiarti. Prega molto per gli operatori cinematografici, per i registi. Implora su di loro lo Spirito. Chiedi allo Spirito che susciti profeti creativi e santi in questo campo. Ringrazia lo Spirito quando nasce un film costruttivo, bello, educativo. Implora lo Spirito su tutti i responsabili dei mass media. Frutto dello Spirito è l'autodominio. E ricordati, ogni atto di bontà che vedi intorno a te ti deve aprire il cuore a glorificare lo Spirito Santo. Abitua il tuo occhio a scorgere la bontà che spesso è discreta, umile, dimessa, nascosta. Ricordati, sono molti i santi che Dio pone sul tuo cammino in una giornata.
ne troverai in tutte le categorie sociali e in tutti gli ambienti. Sposi santi, educatori santi, operai santi, contadini santi, professionisti santi, medici santi, infermieri santi, laici santi, suore sante, preti santi e santi di tutte le età, vecchi, giovani, adolescenti, ragazzi santi, bambini santi. Non essere mai indifferente a questi miracoli. Non passare vicino a un santo senza ringraziare e benedire lo Spirito Santo. E Maria Santissima sia la tua guida in questo cammino di preghiera continua e di carità continua. Voglio terminare riferendomi a una telefonata di una mamma. Una mamma, una giovane mamma, mi ha telefonato dicendo: l'altra volta, alla prima lezione sulla preghiera, ho sentito la sua trasmissione mentre guidavo il pulmino e andavo a prendere i miei bambini all'asilo e alla scuola. Sapete quanti bambini ha questa giovane mamma? Ha 10 bambini. Quando ebbe il 9° bambino, venne da noi a fare un deserto per prepararsi al 9° dono di Dio. Dunque questa mamma, si chiama Raffaella, questa mamma mi diceva che era angosciata perché non riusciva a trasmettere ai suoi figli la gioia della preghiera. Diceva: noi genitori moderni abbiamo dei problemi tremendi. I nostri figli sono frastornati da mille cose, non sanno più concentrarsi, non sanno arrivare all'intimità con Dio, ed era angosciata, povera mamma, e mi chiedeva: cosa devo fare per far amare la preghiera ai miei bambini? Io, quando avevo 7-8 anni, diceva, avevo già viva l'amicizia con Dio. E quando ero adolescente l'Eucaristia era la mia passione. Guai se non avessi incontrato l'Eucaristia, non avessi avuto l'Eucaristia. Adesso non vedo questo nei miei figli. I tempi sono così cambiati, così cambiati. Ecco, io voglio rispondere a questa santa mamma: senti Raffaella, non essere pessimista. Oggi, ancora oggi, c'è lo Spirito Santo che lavora nel cuore dei giovani. Io conosco tanti giovani pieni di Spirito Santo che sono arrivati ai più alti gradi della preghiera. Ma io vorrei suggerirti una cosa: imposta bene il problema della preghiera, cioè non cominciare dalla preghiera dei tuoi figli. Comincia piuttosto dalla tua preghiera. Tu devi stabilire un tempo ben preciso per la preghiera. Tu che sei mamma tribolata non potrai avere più di un quarto d'ora forse, ma devi cercarlo questo quarto d'ora. Assolutamente devi trovarlo questo quarto d'ora. Tu trovi il tempo per nutrirti, per mangiare, bere, riposare, se no non ce la fai. Devi trovare il tempo per pregare, un quarto d'ora da dare tutto, completamente a Dio. Cerca di metterti in un angolo della casa dove non sei disturbata e immergiti nella presenza di Dio. Fa silenzio in te. Implora molto lo Spirito prima di cominciare a pregare, è lui il soffio vitale della preghiera, ha detto il Papa. Poi mettiti davanti a lui, con piena confidenza, immergiti nel Padre, in piena confidenza, quando pregate dite Padre. Poi fa passare tutti i problemi della giornata, su ogni problema implori lo Spirito. Tutte le persone che incrocerai, a cominciare dai tuoi figli, su tutti.
ti invoca lo Spirito, e invocalo lungamente, e chiedi proprio questo, che ognuno dei tuoi figli arrivi alla gioia della preghiera, all'intimità con Dio, e che tu trovi la strada. Mi hai detto che la domenica fate lodi insieme. Ricordati bene che la preghiera di lodi è una delle pratiche più belle di una famiglia, però ricordati che a una certa età il bambino ha bisogno di cose più semplici. È come se tu dessi una pagnotta al bambino lattante. Tu devi dare il latte al bambino lattante, non la pagnotta. Allora il bambino ha bisogno di aprire il cuore a Dio. Abitualo alla preghiera spontanea, a ringraziare, a chiedere. Ecco, e abituati a insegnare la preghiera dello Spirito Santo, che implorino lo Spirito Santo. E spiega bene che cos'è questo implorare lo Spirito Santo. Quando il bambino vince un capriccio, ecco, ha vinto lo Spirito Santo. Quando fa un atto di bontà, ecco, ha ascoltato lo Spirito Santo. Quando ha vinto una tentazione, ha camminato dietro lo Spirito Santo. Insegna bene che cos'è. Il bambino ha bisogno di preghiera vera. La preghiera parolaia uccide la preghiera nel bambino. E noi siamo troppo abituati alla preghiera parolaia e abituiamo troppo i nostri figli alla preghiera parolaia. Finché noi non ci abituiamo noi stessi alla preghiera di silenzio, non sapremo insegnare la preghiera di silenzio, ed è questa la vera preghiera, la preghiera che fa progredire. Ecco, adesso, prima di terminare, do il compito a casa per questa settimana. Se vuoi pregare bene, se volete pregare bene, ecco che cosa vi chiedo: un tempo ben preciso per la preghiera. Io credo che bisognerebbe dedicare mezz'ora. Il motivo è che si impiega già molto tempo a far silenzio. In mezz'ora avrete forse bisogno di un quarto d'ora per mettervi in silenzio davanti a Dio. Scegliete bene anche il luogo della preghiera, come lo sceglieva Gesù. Saliva sulla montagna, andava in luoghi solitari, si rifugiava nel buio della notte. È necessario che il luogo della preghiera sia silenzioso e raccolto. Se puoi, metti davanti a te un crocifisso o un'immagine sacra. Se è possibile, il meglio sarebbe la preghiera davanti all'Eucaristia, ma questo non è possibile sempre. Poi mettiti in ginocchio, fa pregare il corpo. Noi consigliamo ai giovani le spalle erette, aperte, il respiro ben ritmato. Se le spalle sono erette, ben aperte, il respiro ben ritmato, diciamo al giovane, tu mandi molto ossigeno al cervello, questo aiuta molto la concentrazione. Le braccia rilassate, tutto il corpo rilassato. Devi imparare a far pregare anche il corpo. Poi incomincia col segno di croce. Toccando la fronte, consacra al Padre i tuoi pensieri. Toccando il petto, consacra a Cristo il tuo cuore, la tua capacità di amare. Toccando le spalle, consacra allo Spirito le tue azioni, la tua volontà. Dividi la preghiera in tre spazi esatti. Per esempio, se fai mezz'ora, 10 minuti dedicato allo Spirito Santo, 10 minuti dedicato a Gesù, 10 minuti dedicato al Padre. Il primo spazio dedicalo allo Spirito, a chiedere la grazia di pregare e di pregare bene. Siete tempio dello Spirito, lo Spirito di Dio abita in voi, dice Paolo. E qui apri il cuore, parla con semplicità con lo Spirito Santo presente in te. Secondo spazio, dedicalo a Gesù, fa preghiera di ascolto. È più importante quel che ti dice Lui di quel che tu dici a Lui. Prendi in mano, per esempio, Luca 11 e leggi, rileggi, è come se leggessi la prima volta, e chiedi sovente: Signore, cosa mi vuoi dire? Signore, cosa chiedi? Signore, cosa disapprovi?
Il terzo spazio dedicalo al Padre. Fa l'esercizio del silenzio interiore, della presenza di Dio. Ama, sta davanti a Lui, sei immerso in Lui. In Lui viviamo, muoviamo, esistiamo, dice Paolo. E aiuta il tuo silenzio magari con una parola. Per esempio, a me piace tanto questa parola, Padre mio, mio tutto. Poi prendi qualche decisione ben pratica e offrila come un atto concreto di amore. Non terminare la preghiera senza qualche decisione ben pratica da attuare al più presto. Devi abituarti ad amare coi fatti, perché la preghiera deve portarti all'azione. Concludi con un pensiero a Maria Santissima, implora con un'Ave Maria la grazia di imparare a pregare e il dono di gustare la preghiera e di essere costante. Ho terminato.